Pensioni, paura, Forse è proprio questa la sensazione che proviamo quando parliamo di questo argomento, in quanto risulta essere un argomento molto importante per il nostro futuro e che ci fa venire due domande ben precise, e cioè: riceveremo mai una pensione? E se la riceveremo, quanto bisogna risparmiare per ottenere una pensione dignitosa? Beh, queste due domande derivano da una situazione economica abbastanza critica per quanto riguarda l'ambito previdenziale. Queste criticità previdenziali arrivano soprattutto da un problema demografico, che in realtà è molto diffuso non solo in Italia, ma anche in moltissime altre nazioni sviluppate. E cioè che tra il 2030 e il 2050, e questo è il ventennio critico previdenziale, in cui ci saranno molti meno lavoratori rispetto ai pensionati. E questo sbilanciamento mette a dura prova la contabilità nazionale dei paesi. Si tratta probabilmente della crisi finanziaria più lenta del nostro tempo, ma anche la più conclamata. Infatti, i costi previdenziali pubblici nelle economie sviluppate rappresentano spesso la più grande singola area di spesa pubblica e dovrebbero aumentare vertiginosamente, lasciando poco spazio per altre priorità di spesa. Pensate che nel 1980 le pensioni consumavano circa il 5,5% del PIL e entro il 2040 potrebbero superare anche il 10%, secondo i migliori dati disponibili dell'OCSE. Questo ovviamente in media nel 2040, perché se prendiamo ad esempio l'Italia, già adesso siamo oltre il 15% di spesa pubblica riferito alle pensioni. Eppure, nonostante l'accordo pressoché universale degli economisti sul fatto che per risolvere questa questione previdenziale bisognerà o lavorare di più o risparmiare di più oppure ricevere meno pensione, ecco che in realtà gli stati hanno tantissime difficoltà a riformulare e a ristrutturare il sistema previdenziale in vigore. Infatti, quasi la metà dei paesi dell'OCSE non ha approvato una legislazione per aumentare l'età pensionabile normale e addirittura alcuni stanno ammorbidendo, tipo l'Italia, le forme pianificate, con il risultato di un aumento della criticità previdenziale in quanto non si affronta mai seriamente. Probabilmente alla base dell'impasse politica riguardo la questione c'è una paura popolare ben radicata sul fatto che un ulteriore pilastro dell'assistenza sociale potrebbe diventare via via sempre più elitario e alla portata di pochi, e quindi c'è molta opposizione su questo argomento. Basta vedere tutte le proteste che sono successe in Francia negli ultimi mesi. Quindi la preoccupazione di una buona pensione non è solo una caratteristica italiana. Dopo questa breve sintesi, spero di fare ulteriori video di approfondimento, perché ovviamente non è tutta la storia sul tema previdenziale. Arriva qui l'errore più comune e diffuso, perché quando spiego questa situazione la risposta dell'interlocutore è: ok, sono fregato, non riceverò più una pensione. Ecco, questa affermazione però è sbagliata, e per capirla meglio dobbiamo un po' entrare nel sistema previdenziale, soprattutto ovviamente italiano. Molti italiani fraintendono la questione dei contributi, in quanto la immaginano come un'imposta, una tassa per cui noi la diamo all'INPS e chi si è visto si è visto. In realtà ovviamente non è così che funziona. I contributi che noi diamo all'INPS sono un vero e proprio risparmio forzato che ci viene imposto dallo Stato, in quanto quando noi andiamo a versare i contributi, che sarebbero l'imposta più grande sul nostro reddito, cosa succede praticamente? Succede che noi diventiamo creditori dell'INPS, in quanto quando entreremo in pensione l'INPS ci restituirà i soldi che noi gli abbiamo versato. Quindi a tutti gli effetti noi siamo dei creditori INPS, e più versiamo soldi all'INPS e più l'INPS ce li restituirà indietro. Quindi capiamo qui che non è una tassa, ma è un risparmio forzato. Poi vi racconterò come si è evoluta nella storia tutta questa questione dell'INPS, ma non è questo l'argomento del video. Compreso questo meccanismo, allora la risposta è conseguenziale, e cioè, essendo noi dei creditori dell'INPS, beh, in qualche modo, a meno che lo Stato italiano non fallisce, riceveremo indietro i soldi versati come contributi. Quindi, capito questo semplice meccanismo, la risposta è conseguenziale, cioè non è che non riceveremo mai le pensioni, non avremo mai una pensione, come vuole dire qualche divulgatore da strapazzo. State ben lontani da loro, non posso fare nomi, ma in realtà riceveremo delle pensioni. Quello che sta succedendo è che ne riceveremo una quantità inferiore rispetto al passato. Ma anche questa non è una notizia così negativa, vi spiego il perché. Ascoltatemi bene, l'Italia fino a questo momento è stata un paradiso per quanto riguarda la situazione previdenziale, e non sto parlando solo dei tanti regali che sono stati fatti dagli anni 80 in poi a molte persone che andavano in pensione a 40 anni, ma sto parlando anche di adesso.
diverso nel sistema contributivo, in quanto vi ho detto prima che versiamo tanti contributi allo Stato. E questo cosa provoca? Provoca che le pensioni in Italia, visto i grandi contributi che noi diamo all'INPS, sono molto più alte rispetto a tutti gli altri paesi internazionali. Basta guardare al tasso di sostituzione, indica un rapporto tra il reddito pensionistico e il reddito da pensione. Quindi un tasso di sostituzione del 100% significa che è una pensione pari al reddito da lavoro. In Italia si arriva ad un 82%, in Francia ad un 74%, mentre nei paesi OCSE è pari al 62%. Quindi vedete quanto le pensioni in Italia siano molto più ricche degli altri stati internazionali. Quindi quello che sta succedendo, e mettetevelo bene in testa, non è che non riceveremo mai più una pensione, ma in realtà sta avvenendo un processo di adeguamento verso tutti gli altri stati internazionali, con una riduzione della previdenza pubblica. Infatti lo standard nei paesi internazionali è quello di un mix tra previdenza pubblica e previdenza privata. Invece, fino ad oggi, in Italia il sistema vigente era completamente pubblico, ma viste le difficoltà che abbiamo descritto, questo sistema non è più sostenibile come un tempo, e quindi anche l'Italia si sta spostando verso un sistema molto più anglosassone di un mix tra previdenza pubblica e quella privata. Di nuovo è molto importante capire questa cosa, perché si sta spostando la responsabilità di una previdenza dallo Stato, che come abbiamo detto prima ti imponeva attraverso i contributi, che erano un risparmio forzato, a ottenere un montante che ti permetteva di avere una pensione tra 40 anni. Ecco che questo processo lo si sta spostando dallo Stato al singolo cittadino. Quindi lo Stato ti dice: pensaci anche tu alla tua previdenza attraverso questo sistema ibrido pubblico e privato. Quindi a questo problema complesso non si risponde, come spesso vedo, ah fuck it, non riceverò mai più una pensione, non me ne devo occupare, non me ne occupo, ho paura, ma in realtà devo capire, comprendere e prendere le giuste decisioni. E per prendere le giuste decisioni bisogna responsabilizzarsi e formarsi. E per fare ciò vi posso offrire dei corsi di formazione se volete fare tutto in autonomia, oppure faccio anche dei servizi di consulenza previdenziale. Come vi mostrerò dopo, i miei clienti hanno una situazione previdenziale del tutto invidiabile, perché stanno facendo tre cose, e cioè stanno versando un importo di contributi considerevole tra contributi pubblici INPS e contributi privati. Questo gli permetterà addirittura di ottenere dei tassi di sostituzione pari al 100%. Significa che otterranno più in pensione rispetto a quando lavoravano. E questa situazione è assurda rispetto a tutto il panorama che vi ho descritto prima, eppure è possibile, perché se ne stanno occupando di questo problema. Il secondo elemento è programmare. I miei clienti, anche grazie al mio servizio di consulenza, stanno programmando la propria pensione, quindi stanno cercando di capire quando andare in pensione, con quale importo, e di conseguenza aggiustare il risparmio rispetto agli obiettivi selezionati, individuando non solo i giusti versamenti INPS, ma anche i risparmi personali, andando a scegliere gli strumenti finanziari più adeguati alla situazione. All'interno della programmazione c'è anche un processo di monitoraggio, quindi non è che programmo una volta e arrivederci e grazie, ma costantemente monitoro e aggiorno e divento sempre più consapevole riguardo la mia situazione previdenziale, cambiando gli importi di risparmio in base a come si evolve la mia vita, sia personale che lavorativa. Il terzo elemento da considerare è la tassazione, in quanto le rendite pensionistiche hanno un'imposta più agevolata rispetto al reddito da lavoro, se ovviamente le risorse pensionistiche vengono messe nei posti giusti. E questo permette un grande vantaggio di recupero di risorse previdenziali rispetto al reddito da lavoro, molto importante, che vi permette anche di raggiungere dei tassi di sostituzione dal 90 al 100-120%, non sto scherzando. Alla fine però non ci sono segreti, in quanto per ottenere una pensione soddisfacente bisogna semplicemente risparmiare di più, in quanto, come abbiamo detto prima, la responsabilità di una pensione è stata spostata dallo Stato a noi. Ma quanto risparmiare? Beh, vi posso dare delle cifre indicative, e cioè tra il 5 e il 15% del vostro reddito oltre ai contributi INPS. Ovviamente questa forchetta è piuttosto ampia, in quanto dipende dalla tipologia del lavoratore, in quanto ci sono lavoratori più protetti e meno protetti su questo ambito. Per dire, le partite IVA sono quelle più sofferenti per quanto riguarda l'accumulazione di previdenza pubblica e quindi devono risparmiare di più privatamente. Oppure anche dall'età, quindi più si è giovani e più si deve risparmiare di meno, e più si è grandi e più si deve risparmiare
di più. Quindi, compito del risparmiatore è capire quanto effettivamente risparmiare rispetto a questa forchetta indicativa tra il 5 e il 15% del proprio reddito e rendere oltretutto questo risparmio sostenibile anche durante la fase lavorativa. Capire da dove prendere queste risorse e soprattutto dove investirle, e cioè nei giusti strumenti che possano permettergli il massimo rendimento non solo finanziario ma anche fiscale. Ecco che siamo partiti da uno scenario assolutamente pessimistico e sconfortante, e in realtà ragionando e capendo come funziona il gioco siamo arrivati a qualcosa di assolutamente più soddisfacente, e non sto scherzando. Infatti adesso vi racconto qualche caso pratico della mie consulenze. Ad esempio, ad un ragazzo l'ho aiutato addirittura a risparmiare meno per i suoi obiettivi previdenziali, in quanto stava risparmiando troppo per la sua pensione e quindi rinunciando troppo al suo consumo attuale. Oppure un altro cliente aveva scelto un fondo pensione del tutto sbagliato e che quindi riduceva le potenzialità previdenziali una volta entrati in pensione. Altri clienti invece, prima della mia consulenza, ad esempio, avevano fatto il riscatto di laurea senza chiedersi se effettivamente conveniva o meno, perché non sempre il riscatto di laurea conviene e quindi quelle risorse potevano essere destinate a qualcosa di più produttivo. Oppure infine consulenze ancora più evolute, e quindi capire come massimizzare il più possibile le entrate previdenziali una volta entrati in pensione, ma non solo, anche accumulare un capitale che permetta al cliente di ritirarsi dal lavoro prima del momento di entrare effettivamente in pensione. Per chi segue il movimento FIRE capisce di cosa sto parlando. E tutto ciò lo si può ottenere solo ed esclusivamente attraverso un'attenta programmazione. E qui mi metto nei panni di divulgatore, non mi importa in questo momento se accedete ai miei servizi oppure meno, ma occupatevi della vostra previdenza, in quanto lo Stato vi sta urlando a squarciagola di diventare responsabili per la vostra pensione, e molti non stanno ascoltando questo urlo. Quindi, che sia attraverso i miei programmi di formazione, nel caso in cui vogliate occuparvi in maniera autonoma di tutta la situazione, che sia attraverso i miei servizi di consulenza diretta che un po' vi ho illustrato prima, oppure andate da qualche altra parte per occuparvi della vostra pensione o farlo in maniera totalmente autonoma, ma fatelo, vi prego, perché davvero le soluzioni ci sono se siamo un po' attenti a ricercarle e non è tutto perduto come molti ripetono a squarciagola. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi ho dato diversi consigli e dato qualche briciolo di speranza riguardo a questa situazione previdenziale. E mi raccomando, i politici ci possono abbindolare quanto vogliamo, ma in realtà per la pensione o lavoriamo più a lungo, o risparmiamo di più, o otterremo meno pensione. Non c'è via di scampo rispetto a questi tre scenari.